Ben ritrovati su Tourism Peschiera, è mercoledì e siamo qua per i nostri consueti appuntamenti di approfondimenti storici, curiosità su Peschiera del Garda e il lago. In questo caso siamo sul bastione Tognon, che è uno dei 5 bastioni che compongono la fortezza pentagonale di Peschiera del Garda. Siamo qua perché? Perché da questo punto si gode un panorama veramente interessante. È anche insomma un modo per conoscere la geografia del territorio e da questo bastione è assolutamente possibile. Infatti il punto di visuale che si può apprezzare da qua è veramente indicativo della morfologia del lago di Garda e non solo, infatti adesso vi farò vedere e vi guiderò proprio alla scoperta di queste piccole curiosità che però dipingono questo fantastico contesto geografico in cui si trova Peschiera e il lago di Garda. Ed ecco quindi questa piccola escursione da questo punto di osservazione. Vediamo sotto di noi il controbastione di Tognon, che è questo sistema fortificatorio accessorio alle mura di Peschiera, che ricopre gran parte delle mura e racchiude al suo interno i canali della fortezza di Peschiera. Ma salendo davanti al porto di Peschiera del Garda ci sono questi due profili montuosi. Sulla sinistra si vede benissimo il Monte Baldo e sulla destra l'inizio della catena montuosa che poi fa parte dei Monti Lessini. Proprio lì in mezzo scorre il fiume Adige, nella Val d'Adige, ed è il fiume che poi passa nel centro di Verona. Il Monte Baldo, che è coperto oggi da questo bellissimo cappello di nuvole e si vede con questo ingrandimento in modo perfetto, ha le sue pendici che discendono dolcemente verso il lago. Infatti possiamo scorrere in questo modo, passiamo davanti a Garda e arriviamo proprio appunto a San Vigilio, che si trova adesso nel centro dello schermo. Appunto San Vigilio è un luogo veramente iconico per il lago del Garda, certamente ricco di storia, bellissimo, e in questo punto la montagna si inabissa nel lago di Garda e proseguirà la sua corsa per congiungere il versante, diciamo, veronese del lago a quello bresciano con Sirmione. Se fossimo appunto a San Vigilio in questo momento e con la nave girassimo verso destra, ci troveremmo all'interno del lago di Garda, nella parte più stretta, che ricorda effettivamente un fiordo norvegese, per arrivare poi fino a Riva del Garda. Davanti a noi le montagne che sono le prealpi, diciamo, bresciane, con questo panorama incredibile, e scorrendo verso sinistra riusciamo a vedere, oltre questo albero qua, questa parte rocciosa che è la Rocca di Manerba, un altro punto estremamente panoramico del lago di Garda. Da lì sulla destra, dove sta passando in questo momento il battello di Navi Garda, ci sono gli scogli dell'Altare, l'isola del Garda, mentre a sinistra il golfo di Desenzano e Sirmione. Tutte queste curiosità si possono tranquillamente vedere dalle mura di Peschiera, in questo caso appunto dal camminamento sul bastione Tognon, ed è una delle particolarità proprio di Peschiera del Garda, perché camminando sulla storia si può vedere questo contesto geografico che l'arricchisce ulteriormente. Con questo video quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sperando di aver fatto cosa gradita, di avervi dato magari qualche spunto per orientarvi meglio in questo fantastico panorama su questo fantastico lago. A presto, grazie, viva il lago di Garda, viva Peschiera del Garda!